Il cambiamento è un dovere, perché altrimenti la sostenibilità è sotto le suole delle scarpe, ma è anche un'opportunità. Lavori sui temi della sostenibilità sociale e ambientale, che sono dei temi fondanti dell'Agenda 2030, su cui appunto il nostro liceo ha deciso di lavorare e indirizzare i propri pensieri e i propri sforzi. Noi riteniamo che è dalla scuola che bisogna cominciare a fare questa formazione della sicurezza nei posti di lavoro. E un grazie che va a tutti voi, agli sponsor, a chi ha creduto in questo grande progetto per Pordenone. Ma mi facevo sempre così, e lì non si cambia. E invece voi siete aperti, aperti all'innovazione, è importante, ve lo dico, e con voi riusciamo a parlare. Io uso lo sport per tramandare degli input importanti, e voi siete la parte migliore che abbiamo perché questo possa viaggiare con le vostre gambe, con le vostre menti, con la vostra partecipazione. Perché io dico sempre, se noi costruiamo i giovani bene, anche il nostro futuro di anziani sarà migliore. Includere e portare alla partecipazione tutti. Siamo tutti, abbiamo tutti dei pregiudizi, però l'inclusione sta nell'andare oltre. Provate, vi sentirete meglio, perché quando un ragazzo in difficoltà vi dice mi sei mancato, vi arriva diretta al cuore. Beh, ammetto di essermi commossa diverse volte guardando i video, perché spesso si sente parlare di questi temi, però vedere delle testimonianze anche a livello visivo, sentire qualcuno che le ha vissute sulla propria pelle, fa un effetto molto diverso. Ognuno di noi, ognuno di voi, ha nelle sue mani una grande opportunità, quella appunto di fare del proprio lavoro un mezzo, uno strumento per andare oltre, per aiutare, per creare del bene, per avere appunto un impatto positivo.